Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti a questa serata di musica, arte e solidarietà, tre elementi che si coniugano questa sera in maniera, spero, molto costruttiva. Allora, la prima cosa che faccio è ringraziare Padre Franco per questa accoglienza e soprattutto per questa cornice così bella e così suggestiva che è la chiesa di Santa Lucia del Gonfalone, e poi chiedo a tutti un applauso di benvenuto per Ambrogio Sparagna e il coro dell'Orchestra Popolare Italiana. Dicevo, una serata di musica e arte, parto dall'elemento artistico, anche se poi nell'arte possiamo ricomprendere anche la musica. Ovviamente è inutile probabilmente richiamare l'attenzione su questi teli di 8 metri, perché immagino li abbiate già notati, questi teli di 8 metri che scendono dal soffitto di questa bella chiesa, fanno parte di un progetto artistico che si intitola La Veronica, che è stato realizzato da un artista che si chiama Stefania Fabrizi e che, voglio dire, La Veronica, sappiamo tutti, è una figura importantissima, la donna che ha asciugato il volto di Cristo nel suo percorso di passione verso il Golgota. Sul telo della Veronica è rimasto impresso il volto di Cristo, su questi teli sono impresse altre immagini realizzate ad olio che evocano un po' il percorso dell'uomo e della fede. Abbiamo il nuotatore, che è un'immagine simbolica che rimanda al battesimo, l'uomo con la fiammella bianca, che è l'uomo che viene visitato dallo Spirito Santo. C'è un uomo che sorregge un altro uomo, è l'immagine simbolica dell'anima che supporta l'uomo, che lo aiuta e lo eleva verso l'alto. Diciamo che inauguriamo questo allestimento in un modo molto bello, molto, come dire, anche molto gioioso, insieme al maestro, come dicevo, al maestro Ambrogio Sparagna, che ringrazio ancora per la sua presenza, che è un'autorità, diciamo l'autorità nel campo della musica popolare, e una serie di grandi successi anche internazionali, tra i tanti il maestro concertatore della Sera della Taranta, l'orchestra appunto popolare all'Auditorium. Ecco, io volevo chiedergli di avvicinarsi e spiegarci un po' quello che ci presenterà questa sera. Vabbè, intanto buonasera, forse riusciamo anche a sentire. Meglio microfono. Allora, intanto ci fa molto piacere stare qui, anche perché è un luogo importante per la città, è un luogo dove c'è grande accoglienza, è un luogo dove si può ricreare quel senso d'armonia che oggi è un po' quello che noi cerchiamo. Anche l'idea di fare musica popolare, farla con un coro, nasce da un desiderio essenziale di stare insieme, di vivere un progetto di comunione con gli altri. In musica questo è quasi obbligato, perché la musica è l'espressione dell'armonia. Non si può suonare da soli, sì, però diciamo, è anche un po' triste suonare da soli. Invece siamo tanti, nello spirito appunto di quello che è la tradizione più importante della cultura popolare italiana, cioè è molto significativo il contesto, il luogo, le persone con cui si vive l'esperienza della musica piuttosto che la musica stessa. Ecco, questo è quello che cerchiamo di fare in Auditorium, è come se portassimo tanti paesi, piccoli paesi, a Roma, nella grande istituzione dell'Auditorium, nell'idea di raccontare, come stasera, nello specifico, perché siamo in chiesa, faremo un concerto di musica sacra popolare, che viene da tante regioni d'Italia, dal nord al sud, perché il sentimento della cultura popolare e religiosa è fortemente radicato e permane ancora in tante realtà, specialmente quelle cosiddette periferiche, quelle che sono legate ad aree che noi oggi definiamo marginali, che però in realtà sono i luoghi per certi aspetti dove ancora si può ritrovare quel senso di identità e di comunione che poi è
desiderio di tutti noi che stiamo vivendo questa esperienza di comunione con gli altri. Perfetto. Allora, un'ultima brevissima annotazione. Ognuno questa sera, come dire, darà il suo contributo, il contributo artistico, il contributo musicale. Ecco, chiedo anche a tutti voi di ricordarvi, uscendo dalla chiesa, con l'entusiasmo che ognuno di noi porterà con sé dopo questa bella esibizione, di mantenere con lo stesso entusiasmo mantenere a mente di dare un sostegno alle tante attività di assistenza che la chiesa di Santa Lucia del Gonfalone fa in favore di tanta gente. Quindi, uscendo dalla chiesa, ecco, soltanto questo ricordo. Troverete poi il modo di tradurre questo ricordo anche in concretezza, se vorrete. Grazie.
lombarda e le altre due erano delle piccole preghiere per bambini romane raccolte qua vicino molti anni fa. Sono canti questi ultimi due che un po' sono collegati alla memoria di San Filippo Neri, un personaggio per Roma importantissimo, il terzo padrone di Roma, insomma, per la storia della musica. San Filippo Neri è una figura veramente straordinaria e la memoria di San Filippo è in molte di queste canzoni, con le cosiddette canzoncine. Noi attraversiamo un po' l'Italia da un momento all'altro, da un ponte a un altro, perché questi sono canti che costruiscono ponti, e soprattutto anche quando si eseguono. La loro funzione primaria era dimensione domestica, una dimensione legata anche ad una trasmissione spesso fra madre e figli, o fra padre e figlio, nonne e figli. C'è questo proprio legame molto forte in quello che era tutto il mondo della civiltà contadina, che tramandava tutto il proprio sapere attraverso la pratica appunto della tradizione orale. A noi si sono venuti in una maniera, come dire, molto, molto semplice. Alcuni li hanno raccolti dalla viva voce, li hanno trascritti, li hanno messi sui libri, pochi libri di verità, perché sta roba non è mai stata considerata col giusto valore, c'è sempre una distanza. Sapete, le cose che puzzano di pecora non vanno tanto di moda. E quindi questa roba è stata messa così, un po' alla distanza, ed il nostro lavoro è quello di riprenderlo, tutto questo materiale, di dargli una nuova possibilità di lettura e soprattutto di dargli un'interpretazione che è legata al modo che noi oggi abbiamo di vedere questa musica. È una musica sempre della vita quotidiana, è una musica che deve continuare a parlare al cuore. Stasera io me ne approfitto, non mi capita mai, però insomma qualche canto vi racconterò qualche cosa, perché altrimenti dove mi capita di avere la possibilità di poter raccontare tutto il nostro lavoro? Sono pure segnato una scaletta, ecco, facciamo un brano molto importante, che è il testo del verbo del capo Factum Est. Anche la liturgia entra in questi tipi di canti e venivano anche eseguiti nella liturgia, venivano eseguiti in latino. Questo è il verbo caro factum est. Thank you.
Santo Paolo, a Tieto Fazio sto saluto, è l'intercessione a San Paolo, la facevano coloro i quali soffrivano del male oscuro, del male interno, un male che oggi potremmo identificare come una profonda depressione, ma nella cultura contadina era sovente vivere questo senso di disperazione, questa inadeguatezza nel vivere. Ecco allora che la comunità risolveva la crisi, l'antidoto era suonare per il malato, suonare e cantare insieme, e magari si suonava, si cantava per tanto tempo, fino a quando il ragno, l'animale che aveva morso la persona, usciva fuori, il veleno, la persona riusciva a tirarlo fuori. Sembra qualcosa di impossibile, eppure però per secoli i nostri contadini hanno visto nell'intercessione di San Paolo un valore assoluto. E fa impressione che un grande intellettuale, forse il più grande intellettuale della storia della Chiesa, sia il padrone di quelli che hanno perso il senso della ragione. È nella misericordia, nella richiesta di misericordia che questi canti possiedono, c'è anche il valore assoluto della potenza di Paolo. Lui stesso ha vissuto questo problema, probabilmente si dice che avesse anche avuto delle crisi epilettiche, ma questo è relativo, per noi non è molto importante, quello che è importante è il valore simbolico. È un po' come uno si rivolge a delle persone per chiedere aiuto. E la musica è questo, è l'antidoto, e soprattutto poi, ripeto, e non mi stancherò mai, quando si riesce a fare con le persone. Questo è l'insegnamento più importante che la cultura popolare contadina ci ha dato. E certe volte ci sembra di raccontare un mondo che non esiste più, chissà, effettivamente quel mondo, devo dire anche grazie a Dio, non c'è più, perché non è entusiasmante conoscere storie di questa grande drammaticità, ma quello che mi piace fare sempre è quello di portare chi ascolta questa musica un po' fuori dal tempo, pensando poi come il tempo abbia un valore in questo caso relativo ma anche assoluto, cioè che il tempo ci può dare il valore primario, proprio che è quello del vivere attraverso i suoni, attraverso l'esperienza del fare musica, il nostro essere qui sulla terra.
Ciao Roberto. Alla storia che viveva. Questo, no, questo che abbiamo fatto noi è un po' una lettura così come noi la sentiamo, così profondamente legata allo spirito del canto popolare. Invece il brano che facciamo adesso è una damuriata. Le damuriate sono le forme di danza
devozionale più comuni dell'area dell'area vesuviana e sono delle danze devozionali alla Madonna. Esiste questo modo di rappresentare la propria devozione, il proprio sentimento attraverso la danza. Tanti anni fa, quando andavo in giro a raccogliere questi canti, mi dicevano che questo non era una devozione, questa era una forma, chiamiamola così, di paganesimo. Invece non è così, perché le persone che fanno, attraversano, fanno questa esperienza di andare in questi santuari, e ce ne sono tanti, molti sono collocati addirittura anche in montagna, come quello della Madonna dell'Avvocata a Maiori, lo fanno perché hanno bisogno di esprimere quel modo di appartenenza a quel sentire religioso. E spesso noi abbiamo una leggerezza nel fare dei giudizi su queste cose. Spesso quando si parla di canti popolari religiosi facciamo presto a dire: ma tanto sono tutte cose così banali, tutte cose le consideriamo così, forse soltanto o per bambini o per persone tra virgolette superficiali. Invece poi se uno le vive dentro, se le vive con la profondità che queste cose richiedono, uno si accorge che un senso di profonda religiosità che nasce veramente da un mondo antico, antichissimo, che si è tramandato e che ancora oggi continua a essere importante, perché la gente vive questa esperienza in armonia con l'immagine che va a venerare. Vi dico queste cose, l'ho detto prima, nei concerti non mi capita mai di raccontarlo, però, come si dice, un po' perché devo allungare il brodo, ma un po' perché mi fa piacere che queste cose si sappiano, perché siamo in chiesa e queste cose sono parte di un senso di appartenenza religiosa. E poi soprattutto perché oggi, anche con questo nuovo spirito che Papa Francesco ci ha regalato, queste cose sembrano assolutamente normali, e qualche anno fa ci sembravano distanti. Invece questa semplicità, certe volte anche disarmante, però dà il senso della vita di questa musica, una musica fortemente connessa anche ad un atteggiamento di semplicità, e che a me piace raccogliere, perché mi hanno insegnato che le cose più difficili da fare sono quelle semplici, e quindi anche i canti popolari, che sono quanto di più semplici, in realtà poi sono cose molto difficili. Qui c'è il mio carissimo amico Patrizio Trampetti, che saluto, che è venuto a trovarci, che è uno dei più grandi cantori che esistono in Italia, è stato fondatore della nuova Compagnia dei Canti Popolari, lui è uno di quelli che è capace. Patrizio, alzi per forza, voglio farti conoscere.
me la morte, sarebbe per me la morte. Thank you.
Giorgio Sparagna. E facciamo un bis, e anche questo è un bis speciale per noi, perché vogliamo ricordare una persona che ci ha lasciato, si chiamava Roberto, ha cantato per tanto tempo con noi. Tanti hanno cantato con noi, Roberto, poi Ernesto, e un po' che, come se stessero cantando con noi ancora. E noi finiamo con Salve Regina, con l'idea appunto di questa semplice richiesta di aiuto. Poi è quello che ci sentiamo di dire a tutti. La musica ci aiuta a vivere un po' meglio, soprattutto in questo momento dove il nostro mondo è un po' confuso, un po', come potremmo dire, un po' sbandato, un po' senza equilibrio. Allora, forse cantare insieme, suonare, un pochettino di equilibrio in più ci dona. È quello che abbiamo bisogno. Thank you.
bambino, quando nascesti tu Gesù bambino, la terra circondata fu di fiori. O Vergine la figlia di Sant'Anna, in mentre la portasti bambinello, e gli angeli dicevano agli santi, correte tutti quanti alla capanna.